Erano presenti gruppi provenienti da molte regioni italiane al raduno della protezione civile che si è tenuto nell'area del Codma di Rosciano di Fano. Fra le attività, anche un'esercitazione con la simulazione di un intervento in caso dell'interruzione delle comunicazioni. Le squadre di volontari hanno allestito alcune postazioni impiegando vari tipi di collegamenti per ristabilire le comunicazioni in caso di blackout dovuto a catastrofi naturali o eventi eccezionali. L'esercitazione ha così messo alla prova il funzionamento dei mezzi tecnici, indispensabili in caso di calamità come terremoti e inondazioni, durante i quali il ripristino delle comunicazioni è di fondamentale importanza per attivare i soccorsi. In questi 4 giorni qui a Fano, in modo particolare, stiamo insegnando a 120 volontari suddivisi su cucina, radiocomunicazioni, segreteria, unità di crisi e logistica, in pratica la teoria in aula e la pratica sul campo per istruirli, per poi inserirli nella colonna mobile di pronta partenza della FIRCB. Il Ciclo Mattei fa parte della FIRCB, è una componente in pratica del Centro Italia ed è stato scelto quest'area, questa zona che si presta per queste cose. Naturalmente le persone che partecipano per essere formati sono 120, avevano la necessità di dormire e mangiare, e per questo abbiamo attivato la colonna mobile nazionale che era di pronta partenza di ottobre-novembre, è arrivata un giorno prima ed ha montato le tende che vedete alle mie spalle, oltre che cucinare per loro, quindi è diventata una esercitazione per la colonna mobile e una formazione per tutti i volontari FIRCB di tutta Italia. Sono presenti quasi tutte le regioni, siamo 200 circa. Questa esercitazione è stata veramente una scommessa, ha una storia alle spalle quasi dell'incredibile, perché era programmata per aprile del 2020 a Codogno. Credo che tutti sappiano cosa è successo a Codogno, è stato praticamente impossibile fare questa esercitazione a Codogno, l'avevamo rinviata a metà dello scorso anno, sempre a Codogno, ma poi la seconda ondata. Qui quando siamo arrivati c'era un tempaccio incredibile, pazzesco, e ovviamente c'era il rischio di un terzo rinvio, però abbiamo detto va fatta anche perché dobbiamo riaprire, e così ce l'abbiamo messa tutta e siamo partiti, anche perché avevamo delle importanti novità che casualmente c'entravano proprio con la situazione meteo complessa. La nostra organizzazione debutta con una serie di attrezzature di ultima generazione per il combattere il rischio idrogeologico, come il carrello idro che c'è alle spalle, ne abbiamo acquistati 3, che sono in grado di fare un intervento complesso in una situazione meteo avversa, dove noi, la nostra organizzazione, sta proprio veramente puntando su preparare squadre dedicate solo al rischio idrogeologico. La realtà è questa, cioè la situazione è cambiata, i gravi eventi meteo sono ormai alla luce di tutti e noi dobbiamo fare qualcosa per combatterli, e questo è un mezzo particolare.